Molte persone pensavano che l'unione fosse ridicola. Perché una donna di 46 anni avrebbe sposato ciò che poteva essere descritto solo come un ragazzo nero proveniente da un paese straniero? Tuttavia, anni dopo, si pentirono dei loro pregiudizi. Il cuore vuole ciò che vuole, dicevano le persone prima di conoscere Suleyman Isa e Janine Rayman. Quando si resero conto che quei due erano effettivamente una coppia, i loro commenti cambiarono istantaneamente. Lei è abbastanza grande da essere sua madre, era uno dei commenti che i due amanti sentivano più frequentemente. Ma ciò che li ha turbati di più è stato il fatto che nessuno conoscesse la verità sulla loro storia d'amore. Le loro analisi di ciò che stava accadendo nella relazione si basavano principalmente sulle loro supposizioni personali. Nella mente della gente c'era lo stereotipo di giovani nigeriani che ingannavano donne anziane in tutto il mondo, ed erano sicuri che questo stesse accadendo anche a quei due. Suleyman era cittadino della Nigeria, era giovane e, come molti uomini della sua età, cercava l'amore. Nel suo paese aveva valutato molte belle ragazze. Anche se aveva avuto solo alcune fugaci storie d'amore, non c'era mai stata una donna che lo avesse fatto sentire vivo. Ma all'improvviso, e con grande sorpresa per la sua famiglia e i suoi amici, nel 2020 annunciò di aver incontrato l'amore della sua vita e stava per sposarsi. Janine Sanchez Rayman era una donna matura e sofisticata che aveva vissuto molti aspetti della vita e finalmente sapeva ciò che voleva. Essendo cittadina americana, era abituata a un certo tenore di vita e non si sarebbe accontentata di niente di meno. Janine aveva già trovato l'amore in passato, ma ora era di nuovo single mentre si avvicinava ai suoi 50 anni. Una delle sue benedizioni più grandi era il fatto di avere due figli preziosi. Tuttavia erano già fuori dal nido, lasciandola segretamente desiderosa di compagnia e qualcuno con cui condividere gli anni emozionanti che si profilavano davanti. La vita dopo i 45 anni era qualcosa che aspettava con impazienza. Nonostante il suo ottimismo, Janine aveva anche un senso di cautela. Aveva avuto la sua parte di difficoltà e tormenti nel corso degli anni ed era quasi troppo spaventata per mettere di nuovo il suo cuore in gioco. Non sapeva che avrebbe trovato ciò che desiderava nel posto più inaspettato. Come chef su suolo americano, la vita di Janine era frenetica e il suo tempo per socializzare era spesso limitato. Pertanto, il mondo degli incontri e delle amicizie online sembrava molto più attraente. C'erano molti uomini interessati a frequentare questa donna bella e di successo, ma anche se alcuni di loro erano buoni compagni, mancava sempre qualcosa. Nel 2019 Janine incontrò Suleyman su Instagram. Quando ricevette un messaggio personale da un nigeriano, pensò subito che fosse un truffatore. Aveva avuto esperienze precedenti con uomini truffatori, quindi fece la cosa saggia e ignorò il messaggio. Tuttavia, Suleyman era abbastanza colpito e persistette nei suoi sforzi per conoscerla meglio. C'era un tipo di connessione diverso tra i due, che Janine avrebbe ammesso solo più tardi essere stata una scintilla quasi immediata da parte sua. Tuttavia era cauta e ottimista. Sapeva di essere ancora una donna bella per la sua età, ma Suleyman era molto più giovane di lei. Sapeva che una donna più anziana che frequentava un uomo più giovane sarebbe stata etichettata in modo negativo. Il romanticismo cominciò come un'amicizia online. Parlando online, presto si resero conto di avere molto in comune. Presto Janine non vide l'ora di aprire i suoi social media per vedere cosa avesse postato il suo amico. Iniziò persino ad attendere i messaggi privati che lui le mandava ogni giorno. Si ritrovò a sognare ad occhi aperti su un uomo che tecnicamente poteva essere suo figlio. A volte Janine si chiedeva se stesse facendo una cosa stupida. Il suo stile di vita era molto diverso da quello nella zona industriale e commerciale di Kano, una delle città settentrionali della Nigeria. Era lì che Suleyman stava costruendo la sua vita. Inoltre, era esattamente il doppio dell'età dell'uomo che si rese conto la stava corteggiando appieno. Anche se Suleyman aveva annunciato di aver trovato l'amore, l'unico indizio che aveva condiviso con amici e parenti era una singola foto di una donna americana bianca. Mentre Janine si stava rapidamente innamorando del giovane, onorò le sue richieste e iniziò a mandargli più foto di se stessa. Suleyman alla fine le pubblicò sulla sua pagina Instagram, annunciando che lei era la donna che gli aveva rubato il cuore. Non fu sorprendente per nessuno che questa coppia insolita attirasse subito molta attenzione mediatica su di sé.
La coppia controversa annunciò audacemente il loro fidanzamento sui social media nel febbraio 2020, poco prima che venissero implementati i blocchi Covid-19 in tutto il mondo. La maggior parte dei commenti diceva alla coppia di godersi il flirt finché durava, perché il loro amore sarebbe presto collassato. Ma a nessuno dei due importava e continuarono a godersi la reciproca presenza. Una delle caratteristiche che immediatamente catturarono l'attenzione di Janine fu la sincera genuinità di Suleiman. Nonostante la distanza, c'era qualcosa di estremamente affettuoso in questo giovane. Non poteva spiegare perché si sentisse così sicura della loro relazione. Anche se le cose si stavano muovendo a una velocità molto rapida, non aveva più riserve. I complimenti che riceveva da Suleiman la facevano sentire amata, coccolata e desiderata. All'epoca gli Stati Uniti avevano posto alcune restrizioni sui visti per i cittadini della Nigeria. Quando i due diventarono ufficialmente una coppia, affrontarono seri ostacoli, tra cui sfide logistiche e fisiche, oltre all'opposizione da parte di familiari, amici e persino estranei. Janine sapeva che la gente avrebbe messo in dubbio il suo matrimonio con un uomo nero proveniente da un paese africano semplicemente a causa della percepita differenza culturale. Inoltre, sapeva che la grande differenza di età avrebbe scatenato controversie. Imbarcarsi su un aereo per la Nigeria nel dicembre 2020 non era affatto semplice. In meno di un anno di frequentazione, Suleiman disse a Janine che voleva sposarla. Lei non era mai stata in nessun paese africano prima. Fece un salto nel vuoto per viaggiare in Nigeria e sposare l'uomo dei suoi sogni, nonostante le varie obiezioni. La data iniziale del matrimonio, a marzo, dovette essere rinviata a causa delle restrizioni sui visti. Ma quando tutti i divieti furono revocati, si rese conto di non avere alcun dubbio. Quando i genitori di Suleiman incontrarono la loro futura nuora, capirono perché il loro figlio si fosse innamorato di una donna molto più grande e gli diedero la loro benedizione per sposarla. In una cerimonia intima domenica 13 dicembre 2020, all'età di 25 anni, Suleiman Isa giurò il suo amore eterno e il suo impegno verso Janine Sanchez Rayman, di 48 anni. Presenti alla celebrazione presso la moschea delle caserme nell'area di Gasau Panshekara, nello stato di Kano, Nigeria, c'erano alcune delle persone più importanti del paese. La lista degli ospiti includeva il senatore Shehu Sani. I parenti nigeriani erano felici di vedere Janine e di aiutarla a vestirsi per l'occasione speciale. Nel suo tradizionale gonnellino da sposa e copricapo, lo sposo non riusciva semplicemente a staccare gli occhi dalla sua sposa. Lui stesso indossava un lussuoso abito Agbada e un cappello. Il matrimonio Fahita, dove la coppia fu benedetta in presenza di familiari e amici, divenne rapidamente virale. Molte persone erano estremamente scettiche su questa unione, ma la coppia mostrò il loro impegno l'uno verso l'altra, portando la relazione ad un livello superiore. Giovedì 17 dicembre legalizzarono l'unione, ottenendo anche un certificato di matrimonio civile che sarebbe stato valido anche al di fuori della Nigeria. La decisione di stabilirsi negli Stati Uniti era qualcosa su cui la coppia era d'accordo prima di sposarsi. Quindi, dopo aver trascorso qualche giorno con la famiglia e dopo aver celebrato due volte il matrimonio, la coppia si imbarcò su un aereo per l'America per iniziare la loro vita insieme a Lyndon, in California. Nonostante il loro scetticismo iniziale e le obiezioni, la gente non poteva negare di aver giudicato male la relazione e il matrimonio tra queste persone completamente diverse. Suleiman dimostrò che sposare una donna più grande non era solo un modo di vivere nella cultura musulmana, ma faceva parte della loro ricetta per il successo. Questo giovane non poté fare a meno di confessare che, dopo essere stato sposato con questa speciale donna americana, non sarebbe più stato in grado di innamorarsi di una ragazza nigeriana. Potreste essere sorpresi nel sapere che la coppia ha intenzione di formare una famiglia propria. Il loro amore continua a fiorire e le persone intorno a loro non possono fare a meno di invidiare la loro relazione amorosa. Nel maggio del 2023, Suleiman ha postato una foto di se stesso in uniforme dell'esercito degli Stati Uniti, dimostrando di essere venuto per restare, sia negli Stati Uniti che nel suo matrimonio. Con le sue stesse parole, il corso che ha preso la sua vita lo renderà per sempre grato. Le persone che inizialmente ridevano, ora rimpiangono le loro azioni, perché il signore e la signora Isa rimangono ancora oggi molto innamorati. Qual è la vostra opinione sulle grandi differenze d'età tra le coppie? Pensate che una donna più anziana che sposa un uomo più giovane venga giudicata più duramente rispetto al contrario? Ditecelo nei commenti. Grazie per aver guardato e ci vediamo alla prossima!